lo stile domani, ragazzi. Sono tutti quanti carichi, arzilli e belli pimpanti nel canale. Una serata veramente bellissima, bellissima, da gioire tutti insieme. 1-0 alla Fiorentina, streminzito di misura, con loro in 10. Però vittoria gagliarda, di grinta vera, di cuore, gettato oltre l'ostacolo pur di portare a casa questi 3 punti. Una vittoria allegriana, senza rischiare nulla in difesa e appunto capitalizzando solo un'occasione su tantissime avute, va detto, stavolta abbiamo prodotto molto e Allegri piano piano sta capendo chi mettere in campo e di chi potersi fidare. Allora, partiamo con i saluti prima, ringraziamenti a tutti gli iscritti, grazie di essere nella community, benvenuti dallo Stile Romani, vuole un sacco di bene. E un altro saluto e un abbracciatone a tutti quegli iscritti che da tanto tanto tempo mi stanno seguendo. Allora, parliamo appunto di questa partita clamorosa perché è cominciata subito male, almeno a livello psicologico, perché quando ho visto la formazione e ho letto il nome di Rabiot di nuovo, ho detto stavolta ancora la perdiamo, la pareggiamo. E anche vedere Rugani mi ha stupito molto con De Ligt. Però alla fine Rugani ha fatto una grande partita, devo dirlo, è stato uno dei migliori in campo, pulito in tutti gli interventi, non ha mai rischiato nulla e non ha mai quasi mai sbagliato nessun passaggio, molto ordinato, infatti veramente forse uno dei migliori in campo. E Rabiot abbiamo dovuto mandarlo fuori però per vincere la partita, perché da quando è uscito lui abbiamo cominciato a giocare. Poi quindi va detto che Perin ha fatto una grande partita, non ha dovuto fare molti interventi, però quello che ha dovuto fare l'ordinaria amministrazione l'ha fatta bene. Danilo molto bene, mi è piaciuto tanto, così come De Ligt e Rugani, che secondo me sono stati 3 migliori in campo, veramente gli posso dare un 7 a entrambi. Alessandro molto male e poi ha avuto secondo me qualche acciacco, infatti Allegri lo ha cambiato e ha messo Pellegrini, che mi è piaciuto veramente tanto, è tra i promossi, anche lui veramente molto bene ha fatto e si è fatto sempre trovare pronto sia in difesa che nella corsia di sinistra per spingere in attacco, provando anche qualche traversone pericoloso che Morata non ha seguito. Però diciamo che il ragazzo ha avuto minutaggio importante in una partita delicata in cui potrà fare tesoro di esperienza e potrà migliorare molto. Per quel che riguarda il centrocampo, devo dire che McKennie sta migliorando a vista d'occhio, sta diventando un punto fermo, un pilastro della rosa di Allegri e ne sono molto contento sinceramente, perché l'impegno l'ha sempre messo, deve sopperire diciamo alle mancanze tecniche che ha con la quantità, con la fisicità e con il fatto che ruba molti palloni ed è molto bravo in transizione offensiva. Male Rabiot, malissimo Rabiot, l'avevo detto, per fortuna che l'abbiamo cambiato perché sennò veramente l'avrei vista molto brutta e appunto grazie al cielo Allegri ha capito i cambi. Locatelli bene, e così come Chiesa, che purtroppo ha avuto delle palle gol, non le ha sfruttate al meglio, però è stato devastante veramente in attacco, ogni volta che gli capitava un'azione da gol centrava sempre la porta, è stato sfortunato anche prendere una traversa che è ancora là che trema, grida vendetta, e in attacco Morata malissimo, malissimo, le poche occasioni che ha potuto avere sempre in fuorigioco, si è fatto sempre anticipare degli avversari, è cascato per terra ogni volta che uno lo toccava, veramente leggerissimo. Dybala, ottima partita perché è stato molto determinante nel farci salire, nel fare d'allacciamento tra la difesa e l'attacco, appunto unendo il centrocampo all'attacco, e si è reso sempre pericoloso perché alla fine creava diciamo quei pericoli tra le linee. E quindi niente, direi che i migliori in campo in assoluto, per fare un riassunto importante, sono stati sicuramente Chiesa, Cuadrado che è rientrato e ha fatto il gol decisivo appunto a fine partita con un dribbling che mi ha ricordato moltissimo il gol di Lione Juventus, con quel gol praticamente dalla linea di fondo, quindi non puoi neanche dire che è una papera del portiere perché è stato leggermente deviato dalla punta alle piedi del difensore della Fiorentina, gol stratosferico, bellissima esultanza sotto la curva, godereccia proprio con il suo balletto classico colombiano, e quindi anche lui non è migliore in campo. E poi lo so che mi riderete dietro, ma nel mio rincapo ci metto anche Rugani e De Ligt, ragazzi, e anche Danilo. Direi questi 5 qua. Pellegrini un pelino sotto e anche Locatelli, così come McKennie. Ma questi 4-5 qui che vi ho detto, secondo me, è il miglior in campo in assoluto. Quindi ragazzi, contentissimo di questa vittoria. Finalmente andiamo alla pausa con una vittoria, 3 punti che ci fanno scalare un po' la classifica. Agganciamo la Fiorentina, la superiamo per lo scontro diretto e quindi in questo momento siamo sesti, praticamente direi indisturbati, perché quelle dietro di noi hanno già giocato, l'Empoli è pareggiata quindi a 16 e il Verona se dovesse vincere col Napoli, ma dubito, ci scavalcherebbe per lo scontro diretto, quindi noi siamo sesti e siamo a un punto dalla Roma che anch'essa
potrebbe appunto riconfermarsi, rimanere quarto oppure magari fare qualche passo in falso così come l'Atalanta. In ogni caso andiamo alla sosta che siamo lì al ridosso del quarto posto, che probabilmente in questo momento è l'unico appiglio che abbiamo, l'unico vero obiettivo, perché secondo me Allegri sta dando tutto per tutto sulla Champions League, appunto per cercare di andare più avanti possibile, e ha trascurato un po' il campionato. Però secondo me vedremo che dopo le due partite di Champions la Juve comincerà secondo me a risalire la china in campionato, e vedremo grandi partite e vedremo una nuova Juve con un piglio diverso. Di sicuro Allegri questa sera ha mostrato grande coraggio, e sembra quasi che abbia ascoltato le critiche un po' di tutti gli youtuber e anche me, e ha dato fiducia a dei giovani. E infatti è stato ripagato perché la Fiorentina non ha fatto nulla di eclatante e secondo me è molto più forte del Verona. Quindi noi abbiamo veramente peccato di presunzione all'inizio col Verona, ma anche perché noi abbiamo giocatori che hanno fiato. Dopo 10 minuti, 15 minuti c'è gente che non ha l'ossigeno al cervello, perché ragazzi, quando abbiamo Bonucci e Chiellini che hanno 34 anni e 37, che fanno tutte le partite, ma è difficile, eh? Ragazzi, ma anche Cuadrado al primo minuto non sempre lo può fare, perché sono giocatori che hanno una certa età e hanno bisogno di rifiatare. E a volte giocatori che fanno rifiatare i senior, cioè i titolari, rendono di più perché hanno gamba, perché hanno voglia, hanno grinta, hanno garra. E questo che voglio vedere da Allegri. Infatti oggi mi ha sorpreso, perché ha messo in campo Pellegrini, Caio Jorge, anche se ha fatto solo 5 minuti, Bentancur comunque alla fine per dare fiato a chi non ce la faceva più, quindi è stato bravissimo a fare i cambi alla fine. Quindi questa partita l'ha vinta Allegri. Oggi sono il primo a dire a salire sul carro del vincitore perché ha vinto la partita lui con i cambi, perché la Juve era in difficoltà. Fortunatamente anche Milenko è stato espulso, quindi diciamo che questo è stato anche un piccolo aiuto. Però Allegri è stato uno dei migliori in campo, forse prende l'otto stasera perché ha ribaltato la partita nel momento difficile. E quindi non si può dire che veramente abbia fatto scelte importanti. Rugani su tutte, ragazzi. Chi l'avrebbe mai detto che Rugani avrebbe fatto una partita del genere di fianco a De Ligt? E questo dà punti non solo a Rugani, ma anche a De Ligt come pilastro, come colonna, perché ti fa capire che è una persona affidabile. Perché quando gli mancano Bonucci e Chiellini di fianco, è uno che può tenere in piedi la difesa con un Vlahovic accanito, con un Callejon, con Castrovilli che appunto era dietro le punte. Non era facile oggi fare una bella partita, però siamo usciti con 3 punti, un gol fatto e 0 subiti. Continuiamo a segnare poco, quindi diciamo che questa è l'unica cosa da sottolineare quest'oggi, cioè quello di non aver capitalizzato le occasioni, perché se tu rimanevi 0-0 fino alla fine, prendevi gol dalla Fiorentina, loro non dico che non avrebbero demeritato di vincere, però ragazzi, poteva succedere. Dobbiamo fare più gol, ragazzi, dobbiamo buttare dentro la palla e quando capita, perché veramente se qualche una squadra che è un po' più forte della Fiorentina in campionato e in Champions rischi veramente di perdere una partita dominata. Quindi ragazzi, ditemi anche la vostra, mi raccomando, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto, un abbraccio e grazie di esserci, ragazzi.